Ehi, ma guarda chi c'è. Come ve la state passando? Io per oggi sto bene e dalle mie parti c'è un po' di sole, quindi non mi lamento. Ma di recente in più di una parte del pianeta sono scoppiati incendi terribili, come in Australia. Se avete visto i giornali di recente o anche solo guardato per sbaglio dei video su YouTube, avrete sicuramente sentito parlare degli incendi, che sono scoppiati nelle coste sud e est del paese. Le zone più interessate quindi sono Victoria, dove si trova Melbourne, Nuovo Galles del Sud, dove si trova Sydney, e South Australia, dove troviamo Adelaide. Non sono un giornalista e non sono qua per fare un notiziario, ma guardando un paio di cose in giro ho visto in che modo tutto ciò ha cambiato sia l'Australia e forse anche il mondo tra un po'. E sono qui anche per chiedervi se volete di donare a un ente tra quelli che vi lascio in descrizione, per sostenere la causa. Non è un video monetizzato, infatti la disattiverò prima della pubblicazione e spero possa aiutarvi a comprendere come il mondo si stia lentamente distruggendo. La terza guerra mondiale è solo un contorno in confronto alla crisi che potrebbe arrivare se continuiamo così con l'ambiente. Temperature. Ah, prima di andare avanti vi dico subito che nessun ente benefico mi ha chiesto di fare un video o sponsorizzarli. Semplicemente ne ho trovati alcuni di cui, ripeto, vi lascio i link in descrizione, così potrete sceglierne uno se volete. E ovviamente io ho già donato, ma vi dirò alla fine per chi. Tornando al discorso, la causa scatenante è ancora da verificare, ma a quanto pare è molto probabile sia per le temperature elevate che il paese sopporta ogni anno verso questi mesi, in cui noi invece moriamo di freddo, ma mai erano state così alte dal 2013. Sembra in alcuni posti si sia riusciti a raggiungere addirittura i 50 gradi centigradi. E questo, insieme a tanti altri fattori, ha cominciato il tutto. E una delle prime conseguenze sarà un aumento ancora peggiore. Se si continua in questo modo, nelle zone devastate si supereranno anche, a incendi spenti, i 60 gradi. Queste fiamme addirittura sono riuscite a creare un sistema meteorologico autonomo, i cosiddetti cumulonimbi, cioè formazioni nuvolose che portano delle vere e proprie tempeste, ma che non aiutano a spegnere il fuoco, bensì ad aumentarne la portata a causa dei fulmini e del vento. Animali. Le foreste australiane possiedono alcuni tra gli animali più unici al mondo, introvabili da altre parti del pianeta, tra cui ovviamente i canguri e i koala, simboli ormai indiscussi, ma anche il cuol tigre e il diavolo spinoso, scoperto nel 1840. Perché vi dico ciò? Perché sono morti 1 miliardo di animali, ancora da identificare per specie. Durante queste settimane sono bruciati 8 milioni di ettari in 5 stati. Fino a pochi giorni fa erano solo, tra virgolette, 6 milioni di ettari e 480 milioni di animali. Pensate che metà dei koala sono spariti dalla faccia della terra e a causa di ciò tantissime specie raggiungeranno il livello critico di estinzione. E sempre parlando di koala, loro ci sono già arrivati. Moltissimi ricercatori hanno già classificato l'animale in via d'estinzione e altri ancora devono essere riclassificati. E mentre io sto registrando e quando pubblicherò il video, queste statistiche saranno sempre più alte. Soldi e turismo. Ovviamente anche in momenti del genere i soldi vengono messi in ballo e non ci si può far niente. Secondo le stime per adesso, quindi il numero potrebbe benissimo aumentare come ho detto prima durante la pubblicazione, 2000 case sono andate perse e tutte le persone al loro interno ovviamente ormai rifugiate in luoghi preparati sul momento. La stima che si è fatta per ora dei danni è di circa 700 milioni di dollari, ma le cose peggioreranno nei giorni a venire, nelle settimane e nei mesi. Prima di tutto una delle peggiori conseguenze riguarderà il turismo. Ovvio che non ci saranno molti turisti per tantissimo tempo, finché le cose non si ristabiliranno. Per esempio l'isola dei canguri, una delle mete più ambite, dove anche io volevo andare, è andata quasi del tutto distrutta. E sappiate che chiunque va in Australia sa che è una tappa obbligatoria. L'economia del paese non si riprenderà così in fretta. Secondo gli economisti più esperti, a Sydney stanno andando in fumo ben 50 milioni di dollari australiani al giorno. Visto che molti hanno dovuto smettere di lavorare a causa del fumo e di tanti altri fattori. Le richieste da parte delle persone che hanno perso la casa alle loro compagnie assicurative sono già più di 2000, con un totale di 240 milioni di dollari, sempre australiani che equivalgono a circa 165 milioni statunitensi. E i veri danni si vedranno solo dopo qualche mese, saranno anche peggio, perché nulla verrà ricostruito finché non smettono gli incendi e finché non si è certi che tutti sono in salvo. Visto che già più di 20 persone hanno perso la vita. Con questo concludiamo.
In realtà ci sarebbe tanto altro da dire, ma questi per ora sono i danni che si avranno più in là. E anche già adesso ovviamente si stanno mostrando, perché i cambiamenti climatici riguarderanno tutto il pianeta, non soltanto l'Australia, quindi dovremo essere tutti preparati, tutti saremo coinvolti. Spero il video vi abbia informati almeno un pochino e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.